Salve a tutti ragazzi, questo è un tutorial su come risolvere un Mosaic Cube, il quale ha dei movimenti di dino a doppio. Questo cubo è come se volessimo paragonarlo al Ready Cube, infatti i movimenti sono sempre quelli di tipo dino, solo che questo qui ha anche un doppio movimento, cosa che qui non c'è. Però cosa si vede subito? Che questa parte di avanti del Ready Cube, questi spigoli qui, in pratica non sono altro che l'unione di questi spigoli qua. Quindi è come se uno spigolo fosse spezzettato in quattro parti. Pertanto, la prima cosa da fare nella risoluzione del Mosaic Cube è quella di comporsi tutte queste parti qui. Questo spigolo intero, ossia tutta la parte rossa e tutta la parte bianca che compongono, diciamo, lo stesso spigolo. Benissimo, adesso volevo mostrarvi però una mossa che ci potrebbe servire nella risoluzione del Mosaic Cube. Allora, la quale mossa mi inverte dei pezzettini. Andiamoli subito a vedere. Se facessimo giù con una mossa di dino più piccola, su, che sono sempre le solite mosse, quindi down down up up, vediamo subito che si sono intercambiati questi tre pezzettini. Questa cosa qui ci ritornerà utile in seguito e vedremo subito come applicarla poi successivamente. Adesso, sempre se ovviamente mi capiterà il caso. Adesso partiamo col mischiare il cubo. È un cubo molto particolare, molto divertente, in quanto bisognerà ragionarci un po' su per arrivare al completamento dello stesso. Cercando di mischiare quanto più, così non ci sono pezzettini simili, tanto simili. Vedi, qui c'è qualcuno unito, cerco di separarlo, ma bene, diciamo no, ancora un po'. Ok, adesso sì. Diciamo che adesso è mischiato, ok? Allora, per prima cosa dobbiamo trovare dei centrospigoli, che sono questi qui, che abbiano qualche colore comune. Qui vedo che c'è un giallo-arancio vicino. Mi servirà l'ultimo giallo-arancio, che se andiamo a cercare. Vediamo dove lo possiamo trovare. Eccolo qui. Si trova in questa posizione. Noi lo dobbiamo posizionare qua. Come facciamo? Ce lo portiamo in alto. Ecco, adesso non posso metterlo direttamente così, perché altrimenti mi vanno a togliere questi pezzettini che mi servono. Quindi come faccio? Se io mi porto questo di qua. Basterà un po' ragionarci su. Ecco, in questo modo io posso inserirmi il pezzettino semplicemente con una mossa di dino piccola. Ok, ci siamo composti il primo centrospigolo. Adesso andiamo a comporre gli altri. Allora, vediamo subito se c'è qualcos'altro. Allora, eccolo qui. Qui vedo un verde rosso che hanno in comune anche il verde rosso, però ci manca l'altro. Se andassimo a trovarlo, lo troviamo pure qui, assicurandoci che non mischiamo niente degli spigoli che abbiamo composto prima. Quindi posso semplicemente abbassare e poi portare vicino, questa è una cosa fondamentale, vicino al pezzo che ci siamo creati prima anche l'altro. Andiamo a comporre qualche altro, vediamo subito. Vediamo subito, qui vedo subito che c'è un bianco-blu che ha già il pezzettino, ci manca l'altro. Solita cosa, andiamo a trovarlo prima di tutto, il quale si trova qui.
e a posizionarlo. Allora, adesso devo stare attento perché mi vado a mischiare anche questo pezzettino che mi sono creato. Ma diciamo che in realtà non è mischiare, ma è solo trasportare. Infatti, non mi guasto nulla. E posso semplicemente inserirlo qui. Allora, ritorno indietro con quel pezzettino che avevo creato prima. Ok. E adesso posso inserirmi quello anche sopra, quello che ci siamo creati adesso. Adesso c'è un altro che dobbiamo vedere un po' dove si trova, qualcuno già creato. Qui, che ci manca solo uno. Allora, è verde arancio, che lo troviamo qua. Assicuriamoci di non mischiare nulla, infatti non mischiamo nulla e lo posizioniamo. Ok, andiamolo a sostituire. Sto solo, vedi, trasportando il pezzo, non sto mischiando nulla. Come faccio a metterlo qui? Solita mossa, quella che facevamo prima con il Ready Cube. Up, up, down, down. Ci siamo posizionati tutti e quattro i pezzettini risolti sulla faccia frontale. Adesso andiamo a lavorare sulla faccia centrale. Allora, vediamo un po' di inserire, vedi qua, vedo. Giallo-blu, mi mancano i pezzettini. Uno lo trovo qui, che posso semplicemente inserire. Successivamente mi ne manca un altro che si trova qui, quindi me lo porto su. Così. Ok. Allora, siccome non posso inserirlo in modo diretto, dovrò rifare la stessa cosa di prima, ossia trasportarmelo su una faccia più semplice, tipo così. Allora, vedi cosa ho fatto? Ho messo da parte il pezzettino blu e giallo. Mi porto su questa faccia in modo tale che poi posso inserirlo e ritorno indietro con il pezzettino creato. Ok, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Oh, qui vedi, è sbagliato questi due rossi, non sono giusti, non sono corretti perché ci deve essere l'arancio. Come questi che non hanno i colori rispettivi ai centri. Allora, vediamo, vediamo. Allora, qui vedo subito che c'è un rosso bianco che va ad intersecarsi qui, che mi risulta corretto, e mi manca un altro che lo trovo qui su questa faccia. Allora, qui potrei semplicemente fare la stessa cosa di prima, siccome ce l'ho già messo da parte, potrei semplicemente innalzarmi il pezzo, inserirlo e tirare giù, stessa cosa di prima, come ho detto. Ce ne abbiamo due adesso sulla faccia la centrale. Andiamo a inserire l'altro, stessa cosa. Qui inserisco questo. Andiamo a trovare l'altro che si trova qui. Stessissima cosa. Me lo metto da parte, da un lato che non mi dà fastidio. Alzo, sostituisco e tiro giù per non mischiare nulla. Ok, abbiamo tre degli spigoli centrali creati. Adesso mi manca però quello relativo alla faccia azzurra e cosa, oppure no, vedi, posso semplicemente, siccome ho adesso libero questo pezzo, potrei semplicemente sostituirlo con uno già creato che vedo che è più semplice. E vediamo un po' come inserire l'ultimo pezzo rimanente, che sarebbe il giallo rosso. Giallo rosso che troviamo qui. Allora, come facciamo a inserire quello lì? Potrei. Allora, fammi pensare. Quindi questo pezzo dovrà andare qua. Allora, se io mi abbasso questa fila qua, ecco, vedi, già me lo trovo posizionato. Potrei semplicemente, quindi ho semplicemente innalzato il pezzo in modo tale da posizionarlo qui. E poi torno indietro per non mischiare nulla.
Adesso 4 dei pezzettini centrali sono stati composti. Adesso mi mancano gli ultimi 4. Allora, cosa potrei fare? Vedo che già c'è uno quasi composto. Per inserire l'ultimo, dovrò fare la stessa cosa di prima, ossia mettermi da parte il pezzettino bianco-verde, il bianco-arancio, cioè, scusate. Però no, perché adesso vado a mischiare anche questo, quindi non mi piace come situazione. Allora, adesso cosa dovrei fare? Dovrei cercare di portarmi questo pezzettino qua, lavorando con la mossa up, up, down, down, da questo lato. Come facciamo a portarci questo spigolo da questo lato? Facciamo up, up, down, down. Ho semplicemente intercambiato questi tre spigoli. Adesso ce l'ho pronto per essere inserito. Però che vedo? Che nel momento in cui io vado ad abbassare, poi questo qui, laterale, centrale, si è mischiato. Come facciamo in questo caso? Riabbasso, ritorno indietro con il pezzettino. E ritorno indietro. Questa era la mossa che vi avevo spiegato prima, che ci è servita per posizionare solo uno degli spigoli. Adesso andiamo a trovare qualcos'altro da inserire. Vedo subito che c'è un rosso blu qui che può essere inserito in rosso blu. Quindi facciamo solita cosa: up, up doppio, down, down doppio. C'è l'ultimo che non inserisce qui. Facciamo di nuovo up, up doppio, down, down doppio. E in questo caso, facendo quella mossa, ci siamo completati tutti gli spigoli. Adesso basterà risolvere il mosaic cube come se fosse un ready cube mischiato, perché è lo stesso, perché i pezzi sono tutti composti come questo. Pertanto la risoluzione di questo sarà abbastanza facile. Innanzitutto ci andiamo a sistemare gli angoli. Allora, no, qui ci abbiamo la faccia arancio. Faccia arancio. Faccia arancio. E faccia arancio. Ali opposti, rosso e rosso. Adesso ci andiamo a posizionare tutti gli spigoli. Il giallo deve andare da questo lato, quindi facciamo sempre up, up, down, down. Cioè siamo portati di qua. Andiamo a trovare qualcos'altro, tipo il bianco. Lo trasporto da questo lato e me lo inserisco su. Quindi faccio up, up, down, down. Se avete seguito la guida del Ready Cube, non dovrebbe essere una cosa molto difficile. Ritorniamo indietro col centro, altrimenti facciamo casini. Andiamo a posizionare quello verde qui, quindi facciamo up, up, down, down. Ritorniamo indietro col rosso. Andiamo a posizionare l'ultimo arancio che troviamo qui. Quindi ce lo portiamo da questo lato e facciamo up, up, down, down. Torniamo indietro. Perfetto, adesso ci andiamo a comporre quelli dello strato centrale. Questi due devono essere intercambiati, quindi faccio up, up, down, down. Eh no, perché qui c'è un angolo girato, quindi non posso fare quella mossa lì, ma dovrò fare di nuovo up, up, down, down per orientarmi. L'abbiamo posizionato. Adesso c'è da posizionare questo su quest'angolo, su questo spigolo qua. Quindi dovrei fare up, up, down, down. E poi torniamo indietro con lo spigolo creato. Ok, adesso c'è uno corretto e ne mancano gli altri tre. Quindi dovrei fare il giallo in su, quindi up,
up, down e down. Pertanto il Mosaic Cube è completato. Grazie a tutti per l'ascolto, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al mio canale. Grazie mille.